partita nella speranza di vedere dal vivo un'altra impresa storica dei loro Beniamini. Vediamo Maldini nel frattempo, le prese con Chris Waddle, il rilancio, la palla conquistata da Pelé, c'è uno scontro fortuito e Germain che sta per entrare in area, prova ad andare al cross, attenzione, cade Baresi e arriva Pelé, ha sparato male Pelé, ha tentato la conclusione di controbalzo, azione pericolosa subito in avvio di gara quando siamo al secondo minuto del Marsiglia. Con questa azione che stiamo rivedendo, ovviamente Bruno Germain perde l'equilibrio, Baresi, Germain che riesce ad andare al cross e poi vedremo anche la stoccata con scarsa coordinazione da parte del giocatore Pelé, vedete che colpisce con la parte inglese, viene data quasi per certa la presenza di Gascogne, mentre c'è questa bella azione di Agostini che serve stupendamente sulla sinistra Evani che deve andare al cross, la palla è alta, stacca Gullit, palla alta sopra la traversa, bellissima azione questa impostata da Agostini con una grande apertura, il cross di Evani, avete visto l'imperioso stacco di Gullit, a nostro avviso forse ci sarebbero gli estremi del calcio d'angolo, ma il direttore di gara ha segnato soltanto il calcio di rigore, vedete che incoccia praticamente palle la loro posizione, si tratta di Baresi e Evani, batte Amoros, attenzione Amoros, palla alta, Germain sopra la traversa, Germain, calcio di punizione ben combinato da parte dei giocatori transalpini, esattamente al 38esimo minuto, rivediamo ancora l'azione, da buona posizione Germain è andato a concludere di testa e ha sbagliato la mira, ecco vediamo la sua conclusione, c'è il calcio di punizione battuto da Baresi, Rijkaard stacca la palla in area, attenzione sulla destra, arriva Donadoni, vediamo Rijkaard che riesce a tirare, attenzione, e c'è la parata di Olmeta. Con scarsa coordinazione è arrivato Rijkaard quasi in caduta e vediamo il passaggio di Donadoni, vedete Rijkaard che arriva col sinistro, c'era poi l'intervento ovviamente sostenuto dalle due punte d'appoggio, vale a dire Gullit e Massaro. Vediamo Agostini alle prese con Bolì, prova a rovesciare, Massaro in posizione, secondo il direttore di gara e anche il guardalinee di offside, c'è un gol che ovviamente non possiamo ritenere tale. Mentre rivediamo ancora l'azione, peccato che da questa inquadratura non si possa vedere la posizione. Vediamo chi va al tiro, grande tensione sugli spalti, ecco Evani che sta per preparare la mira, attenzione, batte Evani, attenzione, la palla viene parata miracolosamente da Olmeta. Grande punizione al quarto d'ora da parte di Chicco Evani, rivediamo ancora, ha calibrato benissimo il sinistro, purtroppo troppo centrale l'ha conto poi a far proseguire Simone. Ovviamente i giocatori del Marsiglia, dicevo prima, è praticamente il motivo ricorrente di questa partita, chiudono gli spazi alle azioni di centrocampo impostate dai rossoneri ed ora vediamo Papin, questa palla sulla destra per Waddle che va al tiro ed è gol. Gol di Chris Waddle con il suo piede sicuramente non migliore, con il piede destro, ha infilato il pallone alla destra di Rossi. Gol dunque al 30esimo minuto, 1-0, ma comunque per il Milan non cambia nulla, il Milan un gol avrebbe comunque dovuto realizzarlo. Rivediamo questa azione, il colpo di testa di Papin, la palla che viene girata sulla destra e la battuta, la volée di Chris Waddle ed è il gol proprio alla mezz'ora del secondo tempo, 1-0 per il Marsiglia. Il Milan ovviamente deve cercare di non abbattersi, di giocare questo quarto d'ora come nulla fosse accaduto, perché per i rossoneri ci vuole sempre e comunque un gol. Vedete che si distende Sebastiano Rossi ed è riuscito soltanto a sfiorare con la punta delle dita questo pallone beffardo, questo diagonale che poi è risultato anche dato a Pelé. Casoni, il Milan deve pressare, Casoni in difficoltà, prova a lanciare, secondo l'arbitro in posizione regolare Papin, vediamo che cosa decide l'arbitro, lascia correre, poi Baresi, ancora Papin, attenzione in posizione regolare, Fercruis e ha sfiorato l'autogol Maldini, su questa azione d'attacco della squadra marsigliese, rivediamo ancora, vedete che si strattonano Costacurta e Papin, alla fine l'arbitro decide di lasciar proseguire il centrattacco, Papin che offre una palla d'oro a Fercruis che si lascia anticipare da Maldini. Questa iniziativa rossonera quando siamo allo scadere dei 45 regolamentari, ma quando sicuramente l'arbitro, incredibile, ah non è finita, visto che il direttore di gara ha fischiato, ma soltanto per concedere una rimessa in gioco al Milan,
si riparte con i rossoneri in possesso di palla con un calcio di punizione per la posizione di offside. È stato ovviamente ascoltato dai fotografi a bordo campo il fischio del direttore di gara. E prova a lanciare lungo, stacca Moser, la palla è fuori, si spengono addirittura le luci, è incredibile, si gioca in una situazione innaturale e anche non regolamentare, mentre Wodell prova questa cavalcata. Ancora Wodell prova ad entrare in area, Wodell davanti a tutto, dribbla tutti e poi ha portato la palla direttamente oltre la linea di fondo. Grandissima azione questa di Chris Wodell, che ha dribblato tutta la difesa del Milan e non ce l'ha fatta, e l'arbitro fischia la fine dopo un solo minuto di recupero. Lo avevamo detto, lo avevamo ripetuto proprio nel corso del nostro commento, che questa era sicuramente una partita che meritava 3-4 minuti di recupero. È stato recuperato un minuto dopo il 45esimo. Vediamo che Gullit sta praticamente fungendo da capogruppo, indicando i suoi compagni ad abbandonare il campo. Ma in verità, ecco, sentiamo un pochino, sì, Marco, ecco, senti un pochino, cosa è Marco. Il regolamento dice che la luce deve essere accesa, la luce non è spenta, questo non è il regolamento, non può. Esatto, poi con un arbitro così